Ciao, sono Laura Lodi, sono una dietista nutrizionista della provincia di Modena. Oggi parleremo di spesa sana e sostenibile a tema vegan, quindi completamente vegetale, presso il supermercato Lidl. Ho già fatto due video a tema colazione in questo supermercato, abbiamo fatto la colazione dolce e la colazione salata, trovate i link in descrizione. Ricordo come sempre che potrebbero esserci delle informazioni aggiuntive che non posso aggiornare nel video, ma vi scrivo nella descrizione o direttamente sul mio blog, quindi su www.spesacoladietista.it. Ricordatevi di controllare prima di prendere per certo tutte le informazioni, perché qualora ci fosse qualche errore ve lo segnalo subito nei commenti, così nella descrizione. Così potete essere sicuri che le informazioni che vi ho dato sono il più aggiornato possibile, almeno da quanto mi riguarda. La colazione a cui avevo pensato erano delle crepes vegetali farcite con del tofu e verdure. In alternativa, anche se non so bene le consistenze dei vari yogurt, l'idea poteva essere di farcirle con yogurt e mela. Un'altra alternativa ancora poteva essere comunque fare quella, diciamo, più salata con le crepes farcite con il tofu e verdure e abbinarci comunque una mela per completare il pasto in termini di fibre e dolcezza. Parliamo delle bevande vegetali, non dico latte proprio perché legalmente non è possibile chiamare latte, formaggi o simili dei prodotti che non sono di origine animale, quindi questi non possono essere definiti latti. Per intenderci, per capirci, può essere detto latte, però in realtà è una bevanda vegetale di soia e di mandorla in questo caso. Di base, quando li volete acquistare, vi consiglio principalmente due cose importanti. Uno, prenderli possibilmente con la materia prima italiana, e infatti in entrambe, anche se sono biologici di agricoltura non è del tutto italiana, la soia e le mandorle sono 100% italiane, cioè la dicitura è solo mandorle italiane e solo soia italiana. L'altra cosa che vi consiglio è quella di vedere che ci siano meno ingredienti possibili, possibilmente non zucchero. In questo caso, quello di soia non è presente lo zucchero, infatti c'è solo acqua, una buona percentuale di semi di soia e sale. Invece in quello nella bevanda vegetale di mandorla troviamo invece più ingredienti, troviamo sia lo zucchero di canna circa un 3% e troviamo anche l'olio di semi di girasole, degli stabilizzanti e quindi è un po' più ricco come tipo di ingredienti. Non è forse uno dei peggiori che ho visto, però comunque è già un pochino più ricco. È importante guardare la tabellina nutrizionale, è sempre importante, ma in questo caso vi fa capire una cosa importante, cioè la bevanda che va a sostituirsi al latte animale può essere solo quella di soia, proprio perché la fonte, cioè come composizione in nutrienti, è quella che ci si avvicina di più. Infatti le proteine contenute in questa bevanda sono circa 3 grammi, sono 3 grammi in questo caso, e poi cambia magari da tipo di latte e in percentuale di quanta soia ci hanno messo. Invece nella bevanda, quella di mandorla, troviamo come proteine 0,5, quindi non si può sostituire al latte vero proprio come fonte proteica. Quindi cosa vuol dire? Che se io voglio usare questa bevanda vegetale devo aggiungerci un'altra fonte proteica. In questo caso potrebbe essere, se faccio le crepe fatte con questo, e farò una farcitura di tofu che contiene soia ed è più proteico, oppure una farcitura magari di yogurt che contiene sempre soia e quindi più proteico. Vi consiglio eventualmente di valutare di produrvi voi queste bevande. Ad esempio, su il blog di Biologica di Alice, che vi lascio linkato, trovate la ricetta per farvi da solo il latte di avena, se non mi sbaglio, e di mandorle. Insieme al latte andiamo a vedere le farine. È stato un pochino difficile, è stato un po' difficile valutare prendere acquistare una buona farina proprio perché non c'è tantissima varietà. L'unica che mi sono sentita di prendere era questa farina che è 100% italiano, però è straraffinata, cioè è 00. Non ho trovato una farina integrale da poter acquistare. In questo caso si può prestare come tipo di preparazione, ma di solito nelle crepe o comunque nei prodotti che andiamo a fare si può sempre utilizzare la farina integrale, anche quelle senza glutine, che sono molto, cioè non dovendo fare delle particolari
particolare lievitazione, questa è adatta proprio per le lievitazioni, ma in quel caso non era necessario. Però non sono riuscita a trovare altre fonti. Non muore nessuno se mangiamo qualcosa di raffinato ogni tanto, consiglio però di preferire sempre le cose più ricche di fibre naturalmente, che sono quelle integrali, ed eventualmente in questo caso che non l'abbiamo fatto, anche se non era necessaria una farina così raffinata per fare questi tipi di preparazione, ci abbineremo magari più ortaggi per dare della fibra. Andiamo ad analizzare le altre fonti, diciamo, vegetali proteiche. Ho voluto prendere questi tre prodotti, che sono il tofu, che è un alimento che anch'io sinceramente non so cucinare tanto, credo di averlo fatto davvero pochissime volte e non sempre mi è uscito benissimo perché non sono molto abile in cucina, e proverò a fare quindi la crepe che troverete sul mio blog e sui miei social nei prossimi giorni e settimane, quindi cercate di aggiungermi su ogni social per non perdervelo. Anche qua la soia è chiaramente italiana, qua c'è proprio tutto italiano visto che gli ingredienti sono davvero pochi qua dentro. E niente, questo è un prodotto proteico, c'è una buona percentuale di proteine, su 100 grammi di prodotto sono 15 grammi di proteine, quindi un buon valore. Una porzione dice appunto essere 125, noi nella preparazione potremmo eventualmente usarne un pochino meno, e comunque troverete la ricetta, e questo insomma è un prodotto abbastanza semplice, insomma, che si può poi lavorare in mille altri modi. Andando poi a analizzare gli altri due prodotti che avevo preso come alternativa proteica, mi sono resa conto acquistandolo che era un pochino complicato trovare qualcosa di 100% naturale, e per quello che poi ho optato per il fatto del tofu, proprio perché era quello con meno ingredienti possibili e abbastanza proteico. Quello di soia vegetale, insomma, diciamo il simile yogurt di soia, in realtà è abbastanza naturale, ma non tanto, nel senso che come quantitativo di zuccheri, essendo bianco, comunque non ha quel quantitativo che è quasi verso i 20 grammi ogni 100 grammi di prodotto, però non ne ha molti meno, quindi dovrebbe averne più o meno 12,9. E questo è un prodotto comunque dolcificato, cioè si vede lo zucchero apparire più volte, lo zucchero di canna, se ricordo bene, sì, e ci sono diverse, non è proprio come un latte di soia, visto la bevanda vegetale di soia vista prima, con semplicemente addensata con i fermenti, è decisamente più lavorato come prodotto. E quindi diciamo che non è una grandissima scelta, una cosa che consiglierei proprio spesso, magari proprio per cercare di avere un'alimentazione il più varia possibile e riuscire a coprire il fabbisogno, magari può essere necessario a volte utilizzare dei prodotti di questo genere, soprattutto se faccio la spesa solo in quel supermercato, però dal mio punto di vista consiglierei di preferire altri prodotti se si vuole fare un'alimentazione di questo tipo e consumare occasionalmente questo, perché davvero ha comunque un po' più di zuccheri e davvero una lista ingredienti abbastanza lunghissima. Ho trovato poi, che non sapevo dell'esistenza e sinceramente non so da quanto ci sia, questo simil yogurt al cocco. Qua contiene acqua, latte di cocco che è l'estratto di noce con l'acqua. Troviamo dell'amido modificato, il destrosio, sale e degli addensanti e anche addirittura un colorante. Questo prodotto, diciamo, è un pochino più naturale, nel senso che se andiamo a leggere il quantitativo di zuccheri è decisamente poco, è molto 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 vicino a un latte, a un yogurt al naturale, quindi può essere abbastanza, cioè come preferenza di composizione, lista di ingredienti, sicuramente lo preferisco. Sicuramente non è un prodotto italiano perché è a base di cocco. I prodotti a base di cocco, essendo il cocco più grasso, potrebbero avere, una volta che sono addensati, una quantità di grassi un pochino più alta, quindi potrebbe essere leggermente più pesante o potrebbe stonare un pochino di più il palato, perché a volte eccessivamente grassi proprio al palato. Se andiamo a vedere la parte delle proteine, anche questo non riesce a raggiungere una quota di proteine sufficiente per essere considerato un prodotto proteico. È un pochino di più proteico di quello che potrebbe essere magari a volte la bevanda, però è sempre uno 0,5 come poteva essere la bevanda di mandorle contro un 3,3 di quello di soia, quindi ahimè può essere sì utilizzato per una colazione, però non è sufficiente magari a saziare o bilanciare quel pasto in termini di proteine. Per dire, potremmo anche provare a fare una cosa più salata, tipo crepe con il tofu e verdure, una porzione più piccolina, e magari fare un piccolo yogurt con la frutta, quindi cercare di fare una doppia colazione con più alimenti e ingredienti divisi su più colazioni. In quel modo riesco già a bilanciarla un pochino di più.
In ultimo finisco appunto con la frutta, che ho scelto queste bellissime mele in una confezione bellissima. Questa era l'unica confezione biologica di un prodotto italiano e non in plastica, ma biologico, quindi che sono riuscita a non prenderlo sfuso, perché non ci sono quelli sfusi biologici, però sono almeno in una confezione riciclabile, è anche molto carina. E queste sono mele, vabbè, varietà Gala, sono agricoltura italiana, biologiche, quindi questa è sicuramente italiana, è una buona scelta. Spero che anche questo video sia stato interessante, con molte informazioni per renderti più consapevole durante la spesa. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale tipo di abbinamento vorreste preferire, se utilizzate altri prodotti vegetali dello stesso supermercato e quale altro esempio di ricetta vorreste fare con questi prodotti, in modo tale che magari anche altre persone possano trovare tra i vostri commenti delle informazioni utili per poter rielaborare questi ingredienti. Vi ricordo che sono una dietista, non sono chef e sono davvero negata in cucina, quindi cercherò di fare del mio meglio con questi prodotti e li troverete nei prossimi giorni e settimane sui miei social. Questo concluso le tre colazioni a tema Lidl. Le prossime colazioni saranno organizzate presso un altro supermercato. Il supermercato scelto è l'Esselunga e anche lì faremo tre colazioni, cioè la colazione dolce, la colazione salata e in ultimo ci sarà la colazione senza lattosio. Se trovate interessante questo video, mi raccomando, non perderti i prossimi, quindi metti mi piace e seguimi sul canale e vai a seguire anche sugli altri social, cioè Instagram e Facebook. Buona visione dei miei video e buona salute!